Ne kemi zonat e mbrojtura, të cilat do duhet ti trajtoj më me përkujdes. Unë dhe kërkoj drejtorit të agjensi zonave të mbrojtura që zbashku me fondacionin të kemi mundësi sa më shpet të ndërtojmë një projekt menaxhimi të ambientalist turistik, por dhe ekonomik të një parku të tillë. E dyta është moratoriumi i gjuetis. Ka ardhur koha që dhe ky moratorium të gjejë mënyrën e tij për të shndruar në një atraksion edhe turistik për vendin tonë. Prandaj, ministria që unë drejtoj, zbashku me Komisionin e Pranërive Prodhuese, ka ndërmarrë një nismë për të ndërtuar një strategji krejt tjetër për menaxhimin e këtij sporti turistik në vendin tonë. Për të pasur mundësinë që të gjithë të jenë të informatizuar gjyqtarët, të kenë çipin në tyre i cili nëpërmjet mekanizmave fare thjeshtë të tashmë të kontrollit hapësinor mund të jetë vendetuar se kudo ata ndodhen, çdo armë gjallë të jetë regjistruar, të ketë po ashtu kontroll hapësinor. Ciao a tutti, sono Gianni De Biasi. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Prima di tutto ringrazio il ministro Bledi Closi per il sostegno che ci ha dato in questa nostra iniziativa. Credo che sia una cosa straordinaria l'impegno del ministro e l'impegno di tutti noi nei confronti dell'ambiente e dell'orso, in questo caso particolarmente, che fa parte dell'ambiente, come tutti gli animali hanno il diritto di vivere su questo pianeta senza essere schiavi ed essere reclusi come succede spesso agli orsi in Albania e in altre parti del mondo. Credo che l'impegno di tutti è per un mondo migliore, per la difesa dell'ambiente, per la tutela del patrimonio che abbiamo, e credo che tutto questo possa avvenire solo se ognuno di noi si impegna. Io in prima persona mi impegno con questa associazione per fare in modo che tutto possa dare un grande contributo per il pianeta, perché se non stiamo attenti ci ritroveremo in un pianeta invivibile e dobbiamo fare una grande attenzione nei confronti dell'ambiente. Vi abbraccio, vi ringrazio tutti, coloro che hanno partecipato, coloro che saranno in questo lavoro, e cerchiamo di essere sempre di più a pensare che l'ambiente è patrimonio di tutti e va conservato. Grazie ancora Primo Ministro, mi saluti il Primo Ministro Edi Rama, col quale ho un grandissimo rapporto e anche lui so sempre molto attento a quello che è il problema ambientale. Grazie a tutti e sempre Forza Albania, e l'Albania deve farsi riconoscere nel mondo per essere un paese civile, come l'ho conosciuto io, e che deve cercare di migliorare per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Un grande abbraccio a tutti e sempre Forza Albania. Ciao!